Dunque, la situazione è curiosa perché è conseguente al fatto che dopo milioni di anni in cui nessuno aveva mai studiato, negli ultimi 20 anni i giovani hanno improvvisamente fatto quasi tutte le medie, l'80% delle medie superiori. E si è illuso di poter partecipare, di diventare attore della società, di diventare protagonista. Solo che non ha nella 70% dei casi non è andato avanti a studiare. E quindi non ha acquisito gli elementi del protagonismo, sia nella sicurezza di se stessi, diventare resiliente, cioè capace di affrontare le difficoltà, essere un po' imprenditore di se stessi, sia non ha acquisito l'etica, che in realtà è il rispetto degli altri e il vivere in relazione positiva con gli altri, perché la relazione positiva è l'unica che costruisce la vita, perché se non si è in relazione e si è in contrapposizione, nasce la paralisi si va bene, la guerra, la morte si va male. Adesso ci sono 59 guerre, quindi. Allora, che cosa è successo? Che mentre lui è cresciuto fino a un certo punto, ma non del tutto, nel sistema economico sono nati dei guai. I guai della globalizzazione dell'est verso l'ovest che ha messo in crisi l'economia occidentale e soprattutto i guai finanziari. 2007, 2009, 2013, eccetera. E questi giovani che ambivano a diventare grandi protagonisti sono caduti nel precariato. E sono caduti nel precariato perché non avevano completato la loro formazione per affrontare questi temi e queste difficoltà. Cadere nel precariato vuol dire isolarsi, chiudersi in se stessi, contrapporsi. È nato il populismo. In tutto il mondo occidentale è successa una roba analoga, è nato il populismo e si sono chiusi loro stessi, dicendo che non vivevano nel benessere sperato. E allora quando noi ci siamo messi a parlare con loro di sostenibilità, loro hanno detto, scusate, mi parli di sostenibilità, ma se io sto male, devo pensare al futuro degli altri, che gli altri stiano bene, non ci penso minimamente. E quindi noi in questi ultimissimi anni abbiamo constatato dei valori minimi dell'etica e dell'ambiente, cioè gente che non gliene importava assolutamente niente. Fra l'altro in questi ultimi anni con la pandemia e il lockdown, questi giovani sono precipitati proprio nel baratro del disagio mentale. Ma la situazione è drammatica perché sta peggiorando di anno in anno. E quindi, questo è il problema. E quindi un problema di breve termine non è facile da trovare. Ci sarebbe non difficile trovare un problema nel medio-lungo termine, però bisogna cambiare la formazione dei giovani. Bisogna rendere la scuola non più obbligatoria, che non ha senso, ma desiderabile dai giovani. Bisognerebbe che la scuola andasse verso i giovani, gli desse voglia, orgoglio di loro stessi, non li punisse. Allora i giovani con questa desiderabilità arrivano alle medie superiori con la voglia di andare avanti. Non hanno i soldi, non ha importanza, ci pensa lo Stato. Essendo i giovani l'unica vera grande risorsa che noi abbiamo e sui giovani dobbiamo fare il massimo degli investimenti. Quindi la prospettiva c'è, l'importante è capire dove sta il problema. Ma noi l'abbiamo capito, ci auguriamo che questa prospettiva venga seguita. Grazie.